Sono passati ben 10 anni di tempo da quando ci fu l'incidente mortale con il paracadute che pose fine alla vita del povero Pietro Taricone. E così la amata donna, Katja Smutniak, ha deciso di postare nel suo profilo di Instagram un'immagine molto significativa: due bimbi di spalle sullo sfondo delle montagne del Nepal. È l'immagine del Nepal, di Mustang, dove grazie alla Onlus dedicata a Taricone, cioè esiste una scuola frequentata da 56 bambini. Ora che Taricone non c'è più, Kasia ha fondato una Onlus dedicata all'amato ex compagno, porta avanti un progetto di piena solidarietà per quella comunità ubicata in Asia. Siamo stati una volta sulla Mustang, io e Pietro, una volta sola. E tanto è bastato per innamorarsi di quel posto, della cultura e della gente. Non avrei mai pensato che esattamente 8 anni dopo sarei tornata da sola con una figlia per costruire una scuola. Tutto è cominciato da Pietro. Un giorno è tornato a casa con un'idea, una delle sue tante idee pazze, urlando: andiamo in Nepal. Non so per quale motivo, forse spinto da curiosità pura, forse dalla lettura di un libro o di qualche articolo, o semplicemente guardando National Geographic, ho sentito parlare dell'antico regno del Mustang e abbiamo deciso di partire. Perché Pietro era così, puro istinto, con la curiosità di un bimbo, la voglia di fare tutto subito, e riusciva a trovare una persona che c'era stata più volte in Mustang, ci cioè aveva abituato, lavorato e ne parlava con grande entusiasmo. Insomma, Casia è riuscita a costruire una scuola in questa comunità asiatica grazie a Pietro Taricone, grazie a Suorlus. Complimenti a lei, complimenti a Pietro. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, un sottotitolo italiano, narratore italiano.